Oggi su Ecologia Verde ti consigliamo 15 rimedi casalinghi per il dolore alla gola. Vediamoli! Olio di semi di girasole. I semi di girasole rafforzano il sistema immunitario e aiutano a prevenire alcune patologie legate ai virus. Sono fonte di magnesio, rame, selenio, potassio e magnesio. Si consiglia di prendere un cucchiaio di olio di girasole, 3 volte al giorno. 2. Infuso di plantago. Il plantago maggiore è un'erba molto utilizzata nella medicina naturale per curare affezioni come irritazione, afonia, infiammazione, tosse, raucedine e molto altro. Le sue foglie devono essere raccolte dopo la primavera, lavate, asciugate e conservate. Si può preparare un infuso per fare gargarismi. 3. Alimenti ricchi di vitamina C. Esistono alimenti che tengono lontano il dolore se consumati più volte al giorno. I più raccomandati sono quelli ricchi di vitamina C, come i peperoni, arance, limoni, pompelmi e tutti quelli che conosciamo come agrumi. 4. Radice di liquirizia. Questo rimedio casalingo viene utilizzato fin dal 2300 anno corrente in Cina e anche intorno a quella data in Egitto e Grecia. Il succo ottenuto dalla sua radice è eccellente per alleviare il dolore e come espettorante in caso di tosse. Si può prendere come supplemento, in dosi di 2 grammi, 2 volte al giorno. 5. Infuso di salvia con sale. La salvia ammorbidisce le mucose infiammate e allevia il dolore. Si possono preparare infusioni con queste erbe. Alla salvia si aggiunge sale marino e si fanno gargarismi mattina e sera. Il sale aiuta a sgonfiare e funziona come antisettico, quindi la combinazione è un ottimo rimedio. 6. Infuso di timo con limone. Il timo è antisettico e espettorante. Al timo si aggiunge miele e limone da bere 3 volte al giorno, per apportare vitamina C insieme alle proprietà del timo. 7. Vapore con erbe. Realizzare piccoli vapori con alcune erbe è un ausilio efficace. Basta far bollire alcune delle erbe che abbiamo già menzionato, coprire la testa con un asciugamano e inspirare il vapore che emana dalla cottura calda, per godere dei suoi benefici. 8. Umidificatore. L'uso di un umidificatore in casa è vantaggioso poiché allevia la congestione nasale e scioglie il muco che non è stato possibile espettorare. Sarà sempre più sicuro usare un umidificatore freddo che uno caldo. Non deve essere usato per molto tempo. Va svuotato e pulito quotidianamente. Usa acqua distillata invece di acqua di rubinetto. 9. Disinfettare lo spazzolino da denti. Esistono soluzioni a questo scopo in farmacia o si può usare un colluttorio diluito in acqua, con lo stesso risultato. Basta lasciare che le setole dello spazzolino riposino nella soluzione per alcune ore. 10. Eucalipto in diverse presentazioni. I gargarismi possono essere fatti con molte erbe. Anche quelli preparati con foglie di eucalipto bollite sono efficaci. Mangiare caramelle all'eucalipto è una buona idea. Tutto questo aiuta a frenare l'infiammazione, l'irritazione e l'infezione della gola. 11. Collutorio alla fior di melograno. Un ottimo collutorio che allevierà i fastidi alla gola è quello fatto con il fiore di melograno. Di nuovo, un infuso con un cucchiaino di questo ingrediente in 100 ml di acqua permetterà di purificare e disinfettare la parte interessata. 12. Bere molta acqua. Infine, la cosa più importante sia in questa che in qualsiasi altra malattia, è bere molta acqua per depurare il corpo dai patogeni ospitati e per promuovere la corretta omeostasi che aiuterà a promuovere la buona salute. 13. Pastiglie al mentolo. La menta ha oli essenziali che, uniti ai recettori del dolore in bocca, aiutano a desensibilizzare e dare quel caratteristico fresco delle paste dentali o delle mentine. Lo stesso principio può essere usato per alleviare il mal di gola, con una pastiglia al mentolo. 14. Pastiglie di propoli. Il propoli è un derivato dell'alveare e, grazie alle sue proprietà nutraceutiche, viene utilizzato per molteplici scopi. Tra questi, è benefico per curare il mal di gola, perché crea un rivestimento che ammorbidisce e allevia il dolore, mentre fornisce vitamine per accelerare il recupero. 15. Sciroppo di limone con miele. È possibile preparare uno sciroppo casalingo estremamente efficace, combinando il succo di 2 limoni con mezza tazza di zucchero.
questo fornisce vitamina C mentre forma una barriera per rivestire la gola e alleviare il dolore. Raccontaci, proverai uno di questi rimedi naturali per il dolore alla gola? Alla prossima, ecologisti!